Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti a questa serata di incontro con l'autore, che è una serata un po' diversa dal solito perché di solito presentiamo romanzi. Invece questa sera abbiamo un autore direi poliedrico, perché è uno psicologo, un sociologo, un cantautore e quindi insomma chi più ne ha più ne metto. Troppo che questo. E presenterà gli argomenti di un suo libro soprattutto, e poi ne parlerà lui. Io non anticipo nulla, anzi, cioè c'è poco da non anticipare, perché avete visto sulla locandina l'ansia non è un difetto. E quello che vi volevo dire è che alla fine della sua presentazione voi potete intervenire con le vostre domande, i vostri dubbi, e lui avrà la gentilezza, avrà il piacere di rispondere a tutti. Ecco. Grazie. Quindi buona serata a tutti. Grazie. 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 Funziona? Sì, mi sentite sì, bene? Sì, sì. Bene, grazie di essere venuti così tardi. Sì, parlerò di una cosa abbastanza comune, ovvero l'ansia. Penso che più o meno tutti l'abbiate provata in qualche modo, vero o no? Sì, sì, sì. Se siete qui, penso che sì. Magari mi ricollegherò in particolare a tre miei libri, e una è proprio specifico, L'ansia non è un difetto, poi vi dirò perché. Il coraggio di cambiare vita, che riguarda anche questo, comunque l'ansia, e l'autostima si impara, perché anche l'autostima ha a che vedere con l'ansia. Allora, io mi occupo di ansia purtroppo da circa 30 anni. Quindi diciamo che è una tematica che conosco molto bene e affronto molto spesso. Diciamo subito che l'ansia ci ha salvato la vita dal punto di vista della specie umana. Dal punto di vista filogenetico, l'ansia è stata uno degli aspetti che ha contribuito alla conservazione della nostra specie. Perché l'uomo, a differenza degli animali, ha la capacità di immaginare e prevedere il futuro, cosa che agli animali si crede almeno che sfugga. E questa previsione del futuro mette anche ansia, per vari motivi. Se l'uomo, ai primordi naturalmente, si fosse inoltrato in una foresta senza prudenza, senza ansia, probabilmente non sarebbe sopravvissuto, no? Quindi l'ansia, sotto certi punti di vista, è molto utile. Io seguo anche dei campioni dello sport ad alto livello, e loro hanno bisogno di un po' d'ansia per caricarsi, perché l'ansia comunque prevede una scarica di adrenalina, noradrenalina, cortisolo, che sono tutti ormoni che ci attivano, che ci mettono allerta, in uno stato di arousal, si dice, no? Cioè di allerta. Ed è quindi l'ansia ha una sua utilità sotto questo profilo. Cosa succede poi? Succede però che l'ansia non ha solo questo aspetto, ma poi prende troppo piede, magari, no? Poi diventa una sorta di condanna, tra virgolette, certe volte. Ebbene, il mio libro, a cui mi sono riferito prima, cioè L'ansia non è un difetto, che ha suscitato, devo dire, un certo, tra virgolette, scalpore, no? Per il titolo, perché l'ansia è vista da tutti come qualcosa di negativo. E questo è stato già pubblicato circa 6-7 anni fa, però hanno fatto varie edizioni.
Beh, l'ansia non è un difetto perché è un messaggio, è qualche cosa che ci avverte di qualcos'altro. È come un messaggio in bottiglia, no? Che dobbiamo interpretare. È qualcosa che ci mette allerta, ma ci dice anche che c'è un aspetto, una situazione, qualsiasi cosa che non funziona dentro di noi o fuori da noi. Beh, dentro di noi nel senso di come ci sentiamo con noi stessi, o di quello che pensiamo di noi, o di quella che è la nostra vita, lo stato attuale. Fuori da noi invece è qualcosa che non ci piace all'esterno, quindi nel nostro ambiente familiare, sentimentale, oppure dal punto di vista professionale, no? Quindi quando scatta quest'ansia ci sta dicendo qualcosa. Infatti io direi la cosa importante è soprattutto capire perché, il perché. Io so che gran parte delle persone pensa di acquietare quest'ansia attraverso dei farmaci ed è la cosa più diffusa. I farmaci sono anche utili, tanto è vero che spesso a me capita di indirizzare qualche paziente da uno specialista, da un medico specialista, dallo psichiatra, per un discorso farmacologico, soprattutto quando l'ansia è molto debilitante, molto forte, soprattutto quando sussistono degli attacchi di panico. Tuttavia il farmaco tampona, il farmaco toglie il sintomo o abbassa i livelli dei sintomi, ma non tratta mai le cause. Ci sono persone che dicono: io sono guarito grazie ai farmaci. Sì, sei guarito grazie ai farmaci perché probabilmente è cambiato anche qualcosa nella tua vita. Era una situazione magari che prima era problematica, si è migliorata. Oppure grazie ai farmaci hai avuto una spinta e grazie a questa spinta hai fatto qualcosa di nuovo, di diverso nella tua esistenza. Però il farmaco in se stesso non risolve. Perché non risolve? Perché l'ansia non è una malattia, non è un virus. Anche l'ansia, quando è molto forte, viene chiamata, descritta come un disturbo, non come una malattia. Non esiste il virus dell'ansia. E non è vero che l'ansia è genetica, assolutamente no. Succede che l'ansia possa essere trasmessa in famiglia. Per cui i genitori ansiosi, o basta anche un genitore ansioso, insegna, senza volerlo naturalmente, insegna l'ansia al figlio, ai figli, alla figlia. Per cui poi si diventa ansiosi. E se questa figlia o figlio fosse stata adottata, ipoteticamente non avrebbe l'ansia, probabilmente. A meno che capitasse un'altra famiglia ansiosa. Allora sì. Queste ricerche sono state fatte negli Stati Uniti molti anni fa, quando era possibile adottare gemelli monozigoti, quindi identici fisicamente e anche geneticamente, nel modo di pensare anche, era possibile che venissero adottati da famiglie differenti. E hanno notato tutte queste cose, che ad esempio uno di questi gemelli era molto ansioso, depresso, agitato, l'altro tranquillissimo, perché l'ambiente era tutto diverso. Quindi l'ansia non si eredita geneticamente, non è un virus. Certamente nel momento in cui l'ansia diventa cronica, e per cronica dico che purtroppo duri per molti anni, poi diventa una modalità di vita e quindi poi diventa difficile liberarsene, anche se io credo che sia sempre possibile migliorare. E migliorare come? Attraverso un approccio psicoterapeutico prima di tutto, dove si vadano a comprendere, a capire le cause, i motivi, dove si possa insegnare, aiutare questa persona a trovare nuove strategie, nuove modalità, nuovi atteggiamenti, nuovi comportamenti, e poi anche attraverso specifiche tecniche. Esistono tante tecniche psicologiche molto utili in caso d'ansia, tra cui una è anche l'ipnosi. Parlo dell'ipnosi perché è uno specialista. Bene,
Allora, comunque io stasera mi riferisco naturalmente a quell'ansia che viene chiamata anche ansia generalizzata, oppure gli attacchi di panico, non all'ansia che è conseguenza di altre problematiche. Per esempio, una depressione porta con sé ansia, può portare con sé ansia. Un disturbo psichiatrico può portare con sé ansia. Una situazione di disturbo ossessivo compulsivo porta con sé ansia. Un'ipocondria porta con sé ansia. Però io mi riferisco proprio a quell'ansia che può essere anche molto disturbante, certamente, però che ci segnala qualche cosa, no? Ci dice un qualcosa che non è un sintomo, che è insieme a un'altra costellazione di sintomi. Quindi escludiamo anche le patologie organiche, perché forse non tutti sanno che alcune patologie fisiche possono provocare ansia, tra cui un disturbo di ipertiroidismo, per fare un esempio, oppure un disturbo cervicale, no? Per cui cosa succede? Il disturbo alla cervicale può portare vertigini, sbandamenti, formicolii, quindi una persona che ne soffre comincia a preoccuparsi e sviluppa ansia, no? Anche se in questo caso l'ansia è una conseguenza di una preoccupazione. Allora, l'ansia ha varie forme. L'ansia è un po' come l'acqua che si adatta ai vari contenitori. Questo libro ho dato vari nomi, ma intanto c'è classica un'ansia della prestazione. Quando si parla di ansia della prestazione non ci si riferisce solo alla sessualità, perché molto spesso si sente, no? L'ansia della prestazione in campo sessuale, ma la prestazione riguarda vari aspetti della vita quotidiana. Oggi la società si basa sulla competizione, sul confronto. Quello che conta sono sempre i risultati, anche se è molto brutto tutto questo. Però è questo, no? Che funziona, che va. E allora l'ansia della prestazione può essere anche, può anche riguardare altri aspetti, tipo i colloqui di lavoro, oppure quello che sto facendo stasera è una prestazione, no? Parlare in pubblico e tante, una prestazione sportiva. Io, seguendo tanti campioni di uno sport, mi sono sempre confrontato con la loro ansia della prestazione, e quindi è questo un aspetto. In quel caso cosa fa l'ansia? Avverte di essere attenti, prudenti, però quando l'ansia della prestazione è troppo forte sta dicendo questa persona che ne soffre che non è all'altezza, quindi diventa una paura, paura di non essere all'altezza, paura di fare una brutta figura. E qui ci si può ricollegare all'ansia di accettazione, che riguarda invece il nostro confronto con gli altri, cioè il timore di non essere accettati. Quindi conosco nuove persone, non so, vado a una festa, mi viene ansia, perché temo di fare una brutta figura, temo di essere criticato, di non essere accettato. Ma anche in questo caso l'ansia ha una funzione positiva, che come sta dicendo questa persona, guarda, stai attenta che devi camminare sulle uova, cioè, Poi è chiaro che a volte è esagerata, no? Questo tipo d'ansia. C'è un'ansia molto forte, che è quella degli attacchi di panico. Gli attacchi di panico si verificano per due motivi. Non so se qualcuno ha mai sofferto qui di attacchi di panico, ma forse è meglio che alzi la mano chi non ne ha mai sofferto. Ma gli attacchi di panico hanno due ragioni principali, in genere, naturalmente generalizzando. Una è quello del vaso pieno, che a un certo punto trabocca, quindi molto stress, molta tensione accumulata, magari questo è qualche evento traumatico, e quindi a un certo punto quest'ansia incamerata, questo stress
messo dentro, esce. Ma il bello è che esce improvvisamente, senza avvisargli, senza avvertire. Esce improvvisamente, spesso in situazioni anche particolari, magari quando una persona è in una stazione, in un centro commerciale, e quindi c'è anche quell'idea di non essere aiutati o di fare una brutta figura. C'era una mia paziente che diceva: no, io non entro nei supermercati perché poi se svengo faccio una brutta figura. Io le ho consigliato di far finta di svenire e vedere cosa succedeva, e ha fatto finta e non è successo niente. Beh, non l'ho convinta subito, ci è voluta qualche seduta per questo. Oppure l'altro motivo dell'attacco di panico può essere uno shock, un trauma subito, soprattutto un abbandono o un lutto, ad esempio la perdita di una persona cara in famiglia, oppure la perdita di un amore, quindi una rottura sentimentale. Quindi cosa succede? Ci si percepisce abbandonati, soli, incapaci di cavarsela da sé. Ed ecco che allora l'attacco di panico sta dicendo con un altro: guarda che da sola o da solo non ce la fai. Poi però che cosa capita? Molto spesso capita che un attacco di panico, ad esempio del tipo che ho descritto in precedenza, quello del vaso che a un certo punto trabocca, potrebbe finire lì e non succedere altro. Il discorso è che poi una persona comincia a avere paura ad avere un altro attacco di panico, e in questo modo continua a fabbricare ansia, e allora nasce la famosa paura di stare male, che è un classico, no? Non vado lì perché posso stare male, e questo fabbrica continuamente altra ansia, finché viene un altro attacco di panico. Questo va a rinforzare l'idea di non farcela, di avere sempre questo problema, e diventa un cane che si morde la coda o una catena continua di attacchi di panico. In realtà tante ricerche americane, perché loro sono quelli che fanno più ricerche in questo campo, no? ci spiegano che se è un ansioso perdesse la memoria non avrebbe più ansia. Adesso, hanno visto, allora, prendendo dalle persone che avevano momentaneamente smarrito la memoria in seguito magari a un trauma cranico o una cosa del genere, e andando a vedere le loro cartelle cliniche, si erano resi conto che molti, anche perché l'ansia è un tema diffuso, insomma, molte di queste persone erano molto ansiose o soffrivano di attacchi di panico. Alcune di queste persone addirittura non uscivano più di casa, no? E durante il periodo senza memoria non avevano quel tipo di ansia. Certo, erano confusi, erano spaesati, erano preoccupati, perché non è che una persona senza memoria fischietti si è contenta, però, ma non avevano quel tipo di ansia. Questa è un'altra prova che l'ansia non è una malattia, non è un virus, ma si nutre dei nostri pensieri, si nutre della nostra memoria. Capisco che è difficile perdere la memoria, no? Però questa è una situazione autentica. C'è poi un tipo di ansia che a me piace molto perché a me piace andare a capire, indagare, è l'ansia esistenziale, ovvero quel tipo di ansia che ci avverte che la nostra vita non va, che c'è qualcosa che non ci piace, che non siamo soddisfatti, che non siamo felici, che non siamo realizzati. Ed ecco allora che c'è questa ansia che accompagna tutte le giornate. E questo è un tipo di ansia esistenziale, inutile curarla con i farmaci, capite? Cioè non ha senso. Quello che ci vuole è un cambiamento, una presa di coscienza. Molto spesso l'ansia segnala che abbiamo delle potenzialità, delle qualità, delle possibilità che non sfruttiamo, e sono lì, magari i residui del passato. Magari uno dice: io da ragazzo mi piaceva fare questo, quest'altro, avevo questa passione, dipingevo, suonavo, scrivevo, adesso non lo faccio più. Queste sono qualità che sono rimaste lì, non,
non si sono realizzate e sono state abbandonate. In questo caso l'ansia se lo sta dicendo. Si sta dicendo che abbiamo uno dei... Beh, io faccio molti video su TikTok, non so se c'è qualcuno che mi segue qui di TikTok, ma questo è un video che farò, che in fondo molti ansiosi sono artisti e non sanno di essere. A parte il fatto che tantissimi artisti sono ansiosi. E questo è anche ovvio, perché gli artisti dovrebbero, e lo sono, essere emotivi, sensibili. E l'altra faccia della sensibilità è l'ansia. Quindi moltissimi artisti sono ansiosi. Però tante volte io ho avuto a che fare con dei miei pazienti che erano degli artisti senza saperlo, perché avevano delle, appunto, ripeto, delle qualità, delle potenzialità, delle capacità che non avevano tirato fuori. E quell'ansia segnalava questo. A un certo punto della vita si fa anche un po' così un bilancio, no, della propria esistenza. Quindi a un certo punto della vita ecco che, anche volendo, si comincia a pensare cosa ho fatto, cosa non ho fatto, cosa ho realizzato di me stesso, delle mie qualità, di quello che avrei potuto fare. Avrei potuto seguire un'altra strada oppure no? Sono felice sentimentalmente oppure no? È chiaro che la felicità con la F maiuscola è difficile da ottenere, come forse non esiste, no? Un grande psicologo, Maslow, diceva la felicità è fatta di picchi, vette momentanee, poi si scende. The peaks, experiences, diceva, no? Esperienze culmine. Però la serenità, sì, quella si può cercare, no? La serenità. E quando manca, ecco che può scattare l'ansia. Ebbene, c'è poi un'altra ansia, che è l'ansia nascosta, che è quella dei vari disturbi, l'ansia delle somatizzazioni. Ne avete sentito parlare, penso, no? Chi di voi non ha, beh, spero di no, però insomma, sono mali molto diffusi: cefalea, gastriti, coliti, eczemi. Nessuno? Dolori vari, problematiche di cuore, che poi meno male si capisce che non, il cuore non ha nulla, no? Aritmie, tachicardia. Tutti questi disturbi per cui si va da 1000 medici a volte, si fanno un sacco di esami, anche giustamente, perché bisogna anche escludere che siano problematiche fisiche, organiche. E poi il medico alla fine dice, ma guardi, è stress. Oppure il medico dà dei palliativi, dei farmaci che riducono la sintomatologia. Per esempio, una sintomatologia diffusissima è il colon irritabile, la colite. Oggi quasi tutti soffrono di colite. E la colite, il colon irritabile, è un classico sintomo di somatizzazione dell'ansia, della tensione. A livello viscerale qualcosa non ci piace, qualcosa non ci soddisfa. Vogliamo eliminare qualcosa o trattenerlo, no? Perché è tipico del colon irritabile. La tornanza, giusto? E quindi questa è ansia somatizzata. E il bello è che può assumere mille forme, anche per esempio il dolore somatoforme, viene chiamato così. Sono dei dolori atipici che possono riguardare qualsiasi parte del corpo e che non hanno una spiegazione, almeno non a livello medico. Quindi vengono anche lì fatti moltissimi esami e alla fine si conclude che non c'è nulla di organico, insomma, no? Meno male, però non c'è. Ecco. In quel caso è il corpo che piange. Il corpo piange o protesta. Ci sta dicendo qualcosa con tutti quei dolori. Ci sta parlando di un dolore più profondo che magari noi non sentiamo, facciamo finta di non sentire, ma c'è. E allora si esprime attraverso il corpo. Ricordiamoci che tutte le nostre parti fisiche, corporee, tutti i nostri organi sono diretti da una grande orchestra che è nel cervello.
E se nel cervello ci sono i pensieri, e se nel cervello ci sono quelle sostanze che agitano, e beh, poi tutto questo va in tutto il corpo, può andare a colpire qualsiasi organo, attraverso anche un linguaggio metaforico, no? Quante volte noi diciamo quella persona, quella situazione mi sta sullo stomaco, oppure a pelle non mi piace, o non so, quel tipo di lavoro mi fa venire la nausea. Sono, e questo è un linguaggio antico, saggio, che già però ci faceva capire che se io ho mal di stomaco, forse c'è qualcosa, a parte se non ho nulla naturalmente a livello gastrico, forse c'è qualcosa che non digerisco nella mia vita, nella mia professione, nel mio ambito, nel mio ambiente. E questo è il bello, anche andare a comprendere il linguaggio metaforico del corpo, che però è diretto dalla mente. Quindi guardate, adesso già brevemente, penso brevemente, vi ho illustrato molti tipi d'ansia, e sono anche di più. Qui nel mio libro poi ne parlo ancora di più, ho dato anche vari nomi: l'ansia della sentinella, l'ansia della lista della spesa, qual è? Quella della persona che sta sveglia di notte pensando cosa deve fare il giorno dopo, quindi programma tutto. Oppure l'ansia della sentinella è la persona che è sempre in stato di ansia. Può succedere qualcosa, può venirmi un dolore, può capitare questo, quest'altro, no? Quella è l'ansia della sentinella. O l'ansia di Atlante. Beh, ovviamente io ho dato dei nomi che non esistono poi in letteratura psicologica, nel senso che non li trovate in internet, no? Ma l'ansia di Atlante che porta il mondo sulle spalle, che si fa carico di tutti i problemi del mondo, del suo mondo, ma anche magari di altri. E questo tipo è l'ansia di Atlante. Perché poi c'è anche un'ansia provocata dagli altri. Quante volte mi si dice, nel mio ufficio non ci resisto più. Non ci resisto più perché i miei colleghi, le mie colleghe sono, mi disturbano, sono pettegole, parlano male di me, oppure fingono di lavorare e poi non lavorano, è tutto questo. E lì nasce poi un'ansia, no? Perché lì c'è un conflitto tra attacco e fuga, e non si può attaccare e non si può fuggire. Non posso attaccare le colleghe, prenderle a pugni. Non posso fuggire perché il lavoro mi serve, devo stare lì. Quando c'è questo conflitto, attacco, fuga, nasce sempre l'ansia. E questo lo vediamo in certe situazioni claustrofobiche, no? Io le chiamo così. Per esempio, una persona in coda in automobile. Anche lì può scattare il meccanismo di attacco o di fuga. Però non posso attaccare, non posso scendere dall'auto e prendere a botte quelli davanti o quelli dietro. Non posso fuggire, se sono in autostrada, non posso fuggire. Lascio l'auto lì e scatto nei campi. Non posso. Quindi ecco che da questo conflitto attacco-fuga nasce l'ansia. Quindi situazioni di ansia che poi possono anche tramutarsi, in questo caso, di piccoli attacchi di panico. Quindi spesso l'ansia viene dagli altri. Qualcosa di confortante, se vogliamo, è che l'ansia la fabbrichiamo noi. Siamo noi che la fabbrichiamo, no? Se no non esisterebbe. E beh, questa consapevolezza è qualcosa che io dico spesso ai miei pazienti. Cioè, l'ansia non può essere più forte di te. Perché molte volte loro mi dicono, ah, è più forte di me. È impossibile. È qualcosa che fai tu, che fabbrichi tu. Sarà forte massimo quanto te. Ma tu, col tuo filtro cognitivo, cioè l'intelligenza, la strategia, puoi superarla, ma non può essere più forte di te. Quindi, sapendo che l'ansia la fabbrichiamo noi, possiamo imparare a distruggerla, oppure a cambiare qualche cosa affinché questa ansia non ci sia più. Certo, capire queste cose da soli, qualcuno magari ci riesce, ma capirle da soli non è sempre facile. È qui che interviene la guida, l'aiuto, il compagno di viaggio, direi, dello psicologo, dello psicoterapeuta. Perché questo
è molto molto importante. Dal punto di vista, no, prima di questo vorrei dirvi che alla base di molti disturbi d'ansia c'è un problema di autostima, e quindi bisogna andare a scoprire anche questo aspetto, perché se parliamo di ansia della prestazione, anche lì c'è un problema di autostima, no? Penso, temo di non essere all'altezza, e quindi ho un'autostima non sufficientemente solida per sopportare questa situazione. Nell'ansia della novità, del nuovo, nell'ansia di accettazione, di essere accettati dagli altri, c'è un problema di autostima. Perché? Perché non essere accettato, fare una brutta figura, mi procurerebbe una ferita narcisistica così forte e insuperabile che io non posso sopportarla. E quindi ho anche in questo caso un problema di autostima. Quando scatta un attacco di panico perché ci si sente soli, abbandonati, incapaci di cavarsela da sé, anche lì c'è un problema di autostima, perché si crede di non essere capaci o all'altezza. Ecco perché io ho scritto L'autostima si impara, perché questi tre libri sono un po' una conseguenza l'uno dell'altro, no? L'autostima si impara perché in effetti tutto si può imparare nella vita, e anche l'autostima si può allenare, si può imparare. Se parliamo di autostima, guardate che non si nasce con l'autostima solida o l'autostima debole, non è un tratto genetico neppure l'autostima. L'autostima si comincia a formare nell'infanzia. Le prime persone che fanno da specchio al bambino sono i genitori. Il bambino vede un riflesso di se stesso nelle parole, nei gesti, nei comportamenti dei genitori, e se i genitori cominciano a trasmettergli dei messaggi positivi, facendogli capire che è valido, che è bravo, che è intelligente, che è in gamba, beh, questo comincia a mettere le basi a una solida autostima. Le esperienze di vita successive contribuiranno a aumentare e solidificare questa autostima oppure ad abbassarla. Può capitare. Esperienze poi successive, scolastiche, esperienze sportive, con gli amici, i primi amori, e avanti, e via via, i lavori, i primi lavori, il primo lavoro, quindi tutto così. L'autostima è quella. Però, ripeto, si può sempre migliorare qualche cosa, no? Quindi anche l'autostima. Poi esiste il paradosso dell'autostima. Sapete com'è il paradosso dell'autostima? Chi si stima poco automaticamente vale di più. E perché? Perché chi si stima poco ha una percezione di sé distorta, ovvero si dà sempre un voto al ribasso, perché si stima poco. Quindi non può essere obiettivo e oggettivo nei suoi giudizi, su se stesso. Sugli altri sì, ma su se stesso no. È un po' come un daltonico. Sapete il daltonismo? Il daltonico vede i prati rossi, però gli altri dicono: guarda che quel colore che vedi non è rosso, è verde. Allora lui impara che quando vede quel rosso lì, in realtà è verde, tipo il semaforo anche, no? Però avrà sempre questa percezione distorta, visiva. E chi ha poca autostima è lo stesso, avrà sempre una percezione di sé a ribasso. Però se capisce che non riesce a essere oggettivo con se stesso, se capisce che quando una cosa si dà un voto deve sempre aumentarlo di una o due unità, e beh, allora le cose cominciano un po' a cambiare, può cambiare. Quindi quando in una certa cosa lui si valuta 5, magari vale 6,5 almeno. E questo è il paradosso dell'autostima. Poi vabbè, questo libro non parlo solo di questo. Consiglio, do vari consigli, anche esercizi, no? Per aiutare a incrementare l'autostima. Invece il coraggio di cambiare vita, beh, e questo si riferisce all'eventualità che, pazienza, sia il caso di modificare qualcosa nella nostra vita.
Quindi i casi sono due. Una vita che non va, che non piace, che non soddisfa, si può o rivoltare come un guanto, cambiarla completamente, ma non è facile. Non credo che sia tanto facile. Oppure si può migliorare certi aspetti. Oppure possiamo cambiare noi e imparare a vivere e a prendere certe cose che non ci piacciono in un modo differente. A essere più permeabili, o essere più, come si può, non dico menefreghisti, ma più sani egoisti. Tra l'altro, Istruzioni di sano egoismo è un altro libro che ho scritto molto tempo fa. Quindi, in definitiva, io vedo le persone un po' come fossero alberi, dove nelle radici abbiamo l'autostima e l'humus, l'ambiente dove questa persona è cresciuta, è nata. Più le radici sono forti, più l'albero è forte, più l'albero resiste alle tempeste della vita. Se le radici sono deboli e l'autostima è debole, ecco che già c'è un problema di vulnerabilità. Il tronco invece rappresenta un po' la personalità, la forza di questo individuo, e sul tronco, sulla corteccia, c'è tutta la storia dell'albero, no? Quindi tutto quello che ha vissuto, che ha passato, tutto quello che magari gli ha fatto male ma l'ha anche rinforzato. E sulla chioma, nella chioma c'è l'espressione di sé. Nella chioma ci sono le foglie, i frutti, i rami, c'è quello che questa persona può dare. Quando l'espressione di sé è bloccata, è oppressa, è compressa, ecco che scatta l'ansia, ad esempio, e quell'ansia esistenziale di cui vi parlavo in precedenza. Quindi, come vedete, l'ansia ha molte sfaccettature. Grazie. Un aspetto da evitare, mi riferisco agli ansiosi, è la famosa profezia che si autodetermina, oppure previsione che si autoavvera. Cioè, io prevedo qualcosa di negativo e poi questo qualcosa si avvera, ma non perché siamo dei maghi, ma perché il nostro atteggiamento, i nostri comportamenti fanno sì che quella cosa finisca per avverarsi davvero. Questo vale in tutte le cose, anche in amore. Prima o poi questo mi lascerà, prima o poi mi tradirà, per cui metto in atto certi atteggiamenti, anche oppressivi, fastidiosi, che alla fine quella persona dice: no, dai, io ti lascio, ti tradisco, già non ne posso più, no? Questo è una previsione. Ecco, vedi, avevo ragione. Certo, però, il tuo comportamento, no? Io avevo un paziente, per esempio, che un ragazzo che aveva proprio quell'ansia di accettazione, no? Di non essere accettato, di non essere, di non piacere, di non essere benvoluto. E mi aveva detto: ah, mi hanno invitato a una festa, i miei genitori insistono perché vada, perché dicono che non ho mai amici, non frequento mai nessuno, io ci vado ma so già che non mi divertirò. Questa è la classica previsione che si autoavvera, perché questo ragazzo va alla festa, cosa fa? Prende una sedia, si mette in un angolo con la schiena rivolta agli altri e sta lì tutto il tempo, e poi mi dice: non mi sono divertito. Però è il suo comportamento che l'ha portato a non divertirsi, no? Oppure, previsione che si autovera, so già che starò male, classico dell'ansioso, e poi sta male, ma perché quel so già che starò male ha fatto in modo che fabbricasse continuamente ansia, con il timore di star male, finché quest'ansia esce e sta male, però se no non sarebbe stato male. Bene, penso di aver fatto una veloce camminata un po' su tutti questi aspetti dell'ansia, e penserei, se volete fare qualche domanda o se c'è qualche argomento che vi interessi da sviluppare di quelli che ho citato.
C'è un'ansia di essere il primo a parlare.